Mi chiamo Angela Cancia, vi propongo le quattro poesie segnalate al premio Giorgi. Sarà servito a qualcosa leggere Omero, lasciarsi disturbare il sonno da una mail, vivere fino alla ferita e al grido sotterraneo uscire fuori dal calcolo. Sarà servito innamorarsi, spartire in due il peso di se stessi, lasciarsi incurvare sino a fare del dubbio l'unico fronte di liberazione, come Giacobbe e la sua anca rotta, poter lottare col proprio angelo per meritarsi un nome. Risvegli da sole in fronte, rimbalzano prima i nomi cari, poi lo scadenzario nell'amore di tutte le ore. Svegliarsi ed entrare in scena, un affare di bilanciamenti. Si procede per piccoli spazi verso una forma che non sia per sempre. Appena fino a sera, stasera, quando nessuno griderà più terra, terra, tutto avrà sapore di un Dalì e di orologi sciolti e torneremo a innamorarci in sogno giusto per sfamarci un po', intanto che cammino col sole alle spalle, che l'ombra m'avanza di un passo, so, io so, delle porte di un sonno che si chiudono pesanti su un crepacuore. Se leggo la parola casa, entro nella stanza di una precisa devozione, sosto nello sguardo che mi intende, che non mi vuole diversa. Se scrivo la parola casa, è il balzo del salmone controcorrente. Seguo a ritroso una bava di tempo, incontro ombre che tornano carne, odori, sapori, lo scalino sbeccato, la tazza senza manico. Come un vento che tira a sé con le mani ancora accaldate di cuore. Spazza il superfluo, spinge allo stesso approdo. Questo è un titolo, falsa pagina ultima. Lo spazio che sgombri dei tanti io di tutti sé e ti impegni ad arredare con piccoli nuovi stati di coscienza. Pitture senza colore, alberi di nebbia. Hai voglia ad oscillare tra i tempi del verbo, sostituire, correggere, calibrare il verso finché non risuoni del tuo stare al mondo. E di ogni archetipo di dolore che ti porti addosso. Un libro di poesie non ha una pagina ultima. Ci sono onde che vivono e muoiono su uno stesso fondale, senza avere a destino una battigia. Grazie.